amici milanini? Dove sono i miei amici milanini? Dove sono i miei amici milanini? Amici milanini? Ma cos'è successo ieri in Austria? Cos'è successo ieri in Austria, amici milanini? Amici milanini, che avevo detto io ieri pomeriggio? In Austria non si vince? In Austria non si vince? Oh, il Salisburgo non è la Salernitana. Oh, il Salisburgo non è il Sassuolo. Ragazzi, in Austria non si vince. Non si vince mai. Preparatevi, ragazzi. Io, ragazzi, ieri a grandi tratti ho percepito che la Juventus potesse vincere. Ma proprio per questo voglio togliere la musica e lasciare a mio fratello Daoud uno spazio di 2 minuti per un'analisi completa su Paris Saint-Germain Juventus. A voi, signori. Daoud, dattilo. Sì, negli occhi dei parigini ieri sera ho letto la paura. La paura di Mattia De Sceglio. Ho paura, la paura del principe di San Maurizio. La paura del serbo più forte della storia del calcio, Dusan Vlahovic. Siamo andati vicini alla vittoria, all'impresa. Non ci siamo riusciti per disattenzione e per sfortuna, ma in casa nostra, lo dico adesso, vinciamo noi. Ragazzi, ma quanti se ne è mangiati ieri il fenomeno lì davanti, oh? Quanti se ne è mangiati il miglior giocatore rispetto al mondo by voi? Quanti se ne è mangiati ieri Mbappé? 3, 4, quanti se ne è mangiati ieri Mbappé? Quanti ne ha fatti? Kylian, Kylian ha fatto doppietta, quindi automaticamente forte. Ma quanti se ne è mangiati? Dicevo, il problema vero secondo me ieri è che la Juve ha preso gol troppo presto. No, la partita la Juventus la perde nei primi 20 minuti perché ha difeso a 5. Cazzo vuol dire, bro? Ha difeso a 5 e ha difeso molto bassa. Quando la Juventus ha capito che contro il Paris Saint-Germain non puoi difendere così basso, non puoi difendere con una linea da 5, ha messo Kostic su Messi. Non ci avete fatto caso a sta roba qui, ragazzi. Ma Kostic era uomo su Messi. Quando Danilo ha iniziato a fare il terzino sinistro, quando Bremer e Bonucci hanno iniziato a fare centrali e Cuadrado il laterale basso, quando si è tornati ai sani principi, quando si è tornati a difendere con coraggio, la Juventus non ha più subito. Vorrei fare un complimento a Massimiliano Allegri. Oggi, ragazzi, parte ufficialmente la ode ad Allegri, perché vi assicuro che la partita di ieri da parte di Allegri è stata gestita in maniera perfetta. Ma lì... Oh, non mi toccare Neymar, che ieri ha disegnato calcio. Ehi, Daoud, allora, io sto con te, però non puoi insultarmelo, perché comunque ci deve far vincere il mondiale, Non insultarmelo. Ragazzi, non insultarmelo. È bello da vedere. Ma ieri Neymar bello da vedere, Cioè, ieri Neymar ha proprio dimostrato che quando il Brasile ti scorre nel sangue, tu giochi a calcio in modo diverso, Noi vinciamo il mondiale. Carriati da Neymar vince del mondiale. Ma ragazzi, Neymar bello da vedere ieri. Ma ieri ho visto il campionato brasiliano. Ma sì, ragazzi, sarà uno che si tuffa. Ma sarà uno che si tuffa, sarà uno che balla, sarà una ballerina, sarà quello che vi pare. Ma quando prende il pallone, ragazzi, incanta. Quando prende il pallone Neymar Junior Dos Santos da Silva, quando prende il pallone Neymar Junior Dos Santos da Silva, inventa calcio. Mamma mia, Daoud. Dai, un pochino non ti emozionavi quando vedevi quell'uomo lì con la palla tra i piedi? Sai che quando è proprio quella giocata che fanno Thiago, arriva la palla, spalla la porta e la spostano e si girano. Mamma, ma quanto gasano? Ma quanto gasano? Ma quando scodella quella pallina per Mbappé? Quando scodella quella palletta per Mbappé? Ma sei mondiale? Lo dico adesso. Se il Paris Saint-Germain continua a giocare così in Champions League, secondo me non arriva a vuota. Secondo me non arriva allo... No. Ragazzi, ma ieri ha giocato male il Paris Saint-Germain. Ieri... Non ce la faccio. Quest'uomo qui aveva detto una cosa. Ma che occhiali di merda c'è questo? Il Milan a Salisburgo. Che c'è? Non vince. Me la più faccio dire, il Milan non vince... Ieri quest'uomo qui aveva detto una cosa. Il Milan a Salisburgo non vince. Quando sono stati sorteggiati i gironi e abbiamo visto il Milan con Dinamo Zagabria e Salisburgo, io ho detto: ragazzi, guardate che non è un sorteggio fortunato. Dinamo che batte il Chelsea, e voglio vederlo il Milan in Croazia, e Salisburgo che strappa un punto. Va bene, bro. Stiamo in due arachidi. Ma tu non puoi. Oh! Capisci che non è carino.
Sai quelli sono questi? Sai che raghi sono? No, non è successo con Enerix. Che raghi ti sono? Sono quelle del Salisburgo. Ce li mangiamo. Ce li mangiamo. Ma sai qual è il problema, Enerix? Aspetta, cappa. Posso dire la mia? Sai qual è il problema? È che per me, è la prima. Ma tu alle spalle c'è una figuraccia di merda che, cioè, mi devi dire solo come ti fa gestirla bene. Ce li mangiamo. Niente, tu sei quello che hai detto che Leo è più forte in Mbappé. Cioè, sì, tu sei quello che hai detto che Haaland è più forte in Mbappé. Oh, ci sta. No. Sai cosa devi fare adesso, Davide? A testa alta.